Ciao ragazze, allora, io di solito non faccio video solo in cui parlo solo di prodotti flop, non mi è capitato, faccio i mosplay e se capita lì magari infilo qualche prodotto che non mi piace. Però chi mi segue assiduamente, insomma, avrà notato che in linea di massima grossi flop difficilmente ne becco, comunque vuoi perché negli anni impara anche un po' a comprare. Però magari sapete, ricevendo qualche prodotto o le meraviglie delle amiche, con affetto ovviamente, qualche prodotto può capitare, però sono particolarmente, non so come dire, non so cosa, io non so se nel titolo alla fine avrò messo questo, perché ho avuto, c'è un flash, ho detto io nel titolo devo scrivere questa cosa e penso che la metterò. E magari ci faccio anche l'anteprima del video se Simone la fa. Vediamo. Sono particolarmente incazzata con questi tre prodotti, fondamentalmente. Forse diciamo che in scala, diciamo, comincio con quello che mi ha fatto incazzare, però diciamo un po' di meno. Oddio, un po' incazzare mi ha fatto. Vabbè. Ed è questo prodotto qua che mi è stato inviato dalla Glossip ed è un mascara waterproof. Io non ne compro mai praticamente mascara waterproof, forse in vita mia ho comprato solo il Colossal waterproof perché non ho trovato quello normale. E questo qua, waterproof mascara lunga tenuta resistente all'acqua. Allora, questo qua. Io l'ho usato 3 volte, dico la verità. In queste 3 volte, tra una volta e l'altra, ho cercato di anche farlo come faccio con alcuni mascara. Ho cercato di lasciarlo un po' leggermente aperto perché la formula forse mi sembrava fin troppo liquida. E vabbè. Allora, che cosa che non va tutto? Cioè, allora, innanzitutto lo scovolino in sé per le mie ciglia potrebbe anche andare. Perché partiamo sempre dal presupposto che il mascara è una delle cose più soggettive del mondo. Allora, diciamo che lo scovolino in sé è un mascolino classico, normalissimo, potrebbe anche andare. Il problema è che non va sulle mie ciglia questa formula con questo scovolino. Perché è troppo, non è proprio liquido, però è troppo fluido. Però, per esempio, la formula, nonostante sia molto fluida, la formula del mascara di Paola P, che preferisco comunque, non è tra quelle che preferisco sulle mie ciglia da solo, però con le fibre funziona bene. Però quello lì, almeno, anche se è molto fluido, le ciglia le accompagna. Queste, cioè, vi giuro, le ciglia, ognuna per i cazzi propri. E partendo dal presupposto che. Dal presupposto che innanzitutto mi fa delle ciglia di merda, poi io non so se, tanto questo video non lo caricherò subito, se riesco un giorno che non devo uscire ve lo faccio vedere perché è veramente penoso, cioè sulle mie ciglia, orribile proprio, sulle mie ciglia ripeto, non è un giudizio, io vivo sulle mie ciglia sempre, soprattutto i mascara valutate. Se la persona che guardate ha le ciglia simili alle vostre, perché altrimenti non ha molto senso. Comunque, mi fa delle ciglia perché proprio non le accompagna, stanno almeno per i cazzi propri. E l'ho lavorato parecchio. A parte questo, metteteci che la formula che ha mi fa macchiare tutta la palpebra. La formula insieme appunto al tipo di scovolino e Ducis in fondo non è un waterproof manco per un Kaiser, almeno. Non so se l'acqua in cui ho fatto un idromassaggio è capitata una cosa un po' particolare, per cui insomma avevo sto mascara, sapevo che non sapevo se potermi, non sapevo se truccarmi o meno. Normalmente non mi sarei truccata, però vabbè, me l'ha sistemata, giusto le sopracciglia, un poco di mascara e tu me lo metto. Mi sono messa è un eyeliner viola, quello di l'ombretto in crema di Astrid, Sol Color. Era l'unico mascara waterproof che avevo, vabbè, proviamo, non può essere così tragica, niente, raga. Cioè, sono tornata a casa senza mascara, completamente. Quindi io non dico che non mi sarei aspettata un minimo di. Che poi neanche. L'unica cosa positiva è che non è che me lo sono trovata sbavato giù così, proprio a pezzettini, cioè, niente, non mi è piaciuto. Però, tutto sommato, non l'ho comprato e piango con un occhio. Altra cosa che. Con questo sono molto più incazzata perché mi stava, dico, rovinando la faccia, ma quasi. Allora, anche questo non l'ho comprato, questo qua, però è un po' diverso perché mi era arrivato in un kit con delle mini taglie che ci aveva mandato il sito a diverse blogger, non la Kills, ma Blogger Italia. È una specie di, non so manco se funziona ancora, io onestamente non le ho più seguite perché non mi piaceva molto. Comunque, praticamente bastava scrivere un articolo.
riguardo una promozione che faceva la Kids quando ha aperto il sito italiano, e alla blogger hanno inviato questo set con delle mini taglie. Tra queste mini taglie, a parte che di tutti i prodotti che ho fatto uno che mi sia piaciuto non c'è stato, ma questo è stato proprio il forse quasi al pari del contorno occhi, che mi bruciava il contorno occhi, ma diciamo questo è stato ancora peggio. È l'ultra facial cleanser della Kills. Diciamo che a vedere l'inci io già immaginavo che non sarebbe stato proprio una cosa delicatissima, per carità, non lo immaginavo. Però quando sono andata a Palermo, e l'avevo usato un paio di volte, avevo avvertita questa cosa, quando sono andata a Palermo avevo bisogno di portarmi dietro qualcosa per lavarmi il viso, e l'unica mini taglia che avevo era questa. E per questo, vabbè, io non ho una pelle sensibile, tutt'altro, e non sono neanche, cioè non sono delicata. Fate conto che usavo il gel alla Killaia di Bottega Verde, che anche quello non è proprio delicatissimo, però quello lo usavo senza problemi, non mi ha dato problemi. Questo qua praticamente già dalla prima sera, perché io mi struccavo con il tonico struccante rinfrescante di Coop, e poi mi lavavo il viso con questo. Sicuramente se c'erano residui li levava tutti, però praticamente soprattutto dopo 2-3 giorni vi giuro avevo il deserto in faccia, e oltretutto la mia pelle giustamente come rispondeva, buttando ancora più sebo, quindi mi lucidavo tantissimo. In più avevo dietro solo mi ero portata dietro solo il fondotinta di pupa, perché dovevo finirlo così, una tragedia. Cioè, tipo, io in vita mia per strada non mi sono mai incipriata il naso in giro dove mi trovassi, mai. Sono stata costretta a portarmi la cipria in borsa, perché veramente era una cosa, niente, sembravo una che questa la possono capire, sono uno stinchiolaro, vabbè, immagine tristissima, vabbè. Ritorniamo a Hong, questa cosa terribile. La cosa, poi tra l'altro mi è venuta una cosa, devo fare una prova, le spugnette, sapete le spugnette di lattice che ho fatto vedere in più video sia io che Annalisa per struccarsi, quelle bianche, ho fatto una prova l'altra sera e se riesco vi faccio anche la dimostrazione, mi ero struccata ed era tutta nera, perché tutto il mascara, tutta cosa era tutta piena nera. Allora ho preso una goccina di questo, la spugna era ovviamente bagnata sulla spugnetta, è ritornata bianca nel giro di niente. Questo già vi fa capire, quindi pensate cosa fa la vostra faccia. E infatti penso che lo terminerò così, almeno l'aspetto positivo è quello. E infine questo mi fa incazzare più di tutti, perché l'ho pagato soprattutto, ma soprattutto perché io vorrei capire che cavolo mi passava per la testa quando ho comprato questa cosa. La cosa che mi ha fatto più ridere, poi questa cosa è diventata quasi una barzelletta, infatti c'è stato un momento che volevamo fare una cosa insieme, io, Annalisa e Giulia Generalia, Annalisa Superstar e Generalia, perché senza volerlo abbiamo comprato tutte e tre negli stessi giorni praticamente, non me lo posso dimenticare, me la posso dimenticare questa cosa. Comunque, è questo gel struccante della Sephora, si chiama Super Gelée de Maquillage Yeux Butterproof. Allora, praticamente è uno struccante in gel, come dice qua la stessa descrizione, per occhi per trucco waterproof, e nella descrizione, qua sono in francese, vabbè, comunque ho capito più o meno cosa c'è scritto, dovrebbe essere uno struccante waterproof che però non è a base oleosa, mi chiedo come possa fare infatti, e che dovrebbe anche idratare, c'è un complesso di minchiate. Un complesso, vabbè, lasciamo perdere, gli ingredienti purtroppo è impossibile farvi rileggere, perché è trasparente, sì, una parola, magari si vede, vedete voi. Allora, la cosa, sto prodotto, io l'ho provato in tutti i modi, ho provato a prenderne un po' e massaggiarlo sull'occhio e poi portare via, no, ho provato a portarlo via con un dischetto di cotone, no, a portarlo via con la spugnetta di lattice, ni, o comunque sembra che va via, in realtà poi io trovo chili di trucco ancora quando provo a portarlo via con altri prodotti, quindi mi dà l'illusione di struccare, cioè l'ombretto lo leva, cioè questo un po' di ombretto insistendo si toglie, ma a parte il fatto che non mascara proprio, non ne vuole sapere neanche con le bombe, neanche quando io, cioè comunque abitualmente sciolgo il mascara tra le dita con l'acqua calda, anche in quel caso non riesce neanche a toglierlo, cioè neanche aiutarlo. La cosa che poi mi dà più fastidio di tutte, perché alla fine per queste cose, cioè vabbè, devi insistere, sarebbe facile finirlo. Io sto facendo una fatica immane, perché non so per quale motivo, io qua alcol non lo vedo, però quando lo porto vicino agli occhi sento come se avessi dell'alcol vicino agli occhi.
Questo è per farvi capire la sensazione. Ribadisco, non ho la pelle sensibile, non ho neanche gli occhi sensibili, tutt'altro, ma è una tortura cinese struccarsi con questo coso. Ora, veramente, io finora, le persone che conosco che hanno usato questo coso, nessuno si è trovata bene. Ho provato tutti i sistemi, se qualcuno ha un sistema migliore, vabbè che ormai, anche perché non, cioè, tutto quello che ho consumato, perché ne serve parecchio per struccare, quindi comunque si usa molto prodotto, pagato qualche 7 euro, no vabbè. Non sono stata una credibile, cioè vi giuro, non mi do pace per questo motivo, perché io veramente non, cioè io non ho problemi con gli struccanti a base oleosa, tutt'altro, quindi anche per questo non mi capace di come avevo potuto comprare questa cosa qua. Quindi insomma, il dispenser è carino, quello almeno può tornare utile, dovrebbe essere anche facile da ripulire, perché essendo a base acquosa praticamente che deve fare, infatti che deve fare, con niente. Alla prossima, ciao!